l'assente, assenza, ogni episodio di linguaggio che mette in scena l'assenza dell'oggetto amato, quali che siano la causa e la durata, e tende a trasformare questa assenza in prova d'abbandono. Molti lieder, molte melodie e canzoni sull'assenza amorosa. E tuttavia questa figura classica in Werther non la si trova. La spiegazione è semplice. Là, l'oggetto amato, Carlotta, non si muove. È il soggetto amoroso, Werther, che a un certo punto s'allontana. Orbene, l'unica assenza è quella dell'altro. È l'altro che parte. Sono io che resto. L'altro è in stato di perpetua partenza, sempre sul punto di mettersi in viaggio. Egli è per vocazione migratore, errante. Io, che amo, sono invece per vocazione inversa, sedentario, immobile, a disposizione, in attesa, sempre nello stesso posto, in giacenza, come un pacco in un angolo sperduto ad una stazione. L'assenza amorosa è possibile in un solo senso e non può essere espressa che da chi resta e non da chi parte. Io, sempre presente, non si costituisce che di fronte a te, continuamente assente. Esprimere l'assenza equivale a significare di colpo che il posto del soggetto e il posto dell'altro non possono essere permutati. È come dire, sono meno amato di quanto io ami. Storicamente il discorso dell'assenza viene fatto dalla donna. La donna è sedentaria, l'uomo è vagabondo, viaggiatore. La donna è fedele, aspetta. L'uomo è cacciatore, cerca l'avventura, fa la corte. Hugo, donna. Chi piangi tu? L'assente. L'absente, poema musicato da Forêt. È la donna che dà forma all'assenza, che ne elabora la finzione, poiché ha il tempo per farlo. Essa tesse e canta. Le tessitrici, le canzoni cantate al telaio, esprimono al tempo stesso l'immobilità, attraverso il ronzio dell'arcolaio e l'assenza in lontananza, ritmi di viaggi, onde marine, cavalcate. Ne consegue che in ogni uomo che esprime l'assenza dell'altro si manifesta l'elemento femminino. L'uomo che attende e che soffre è miracolosamente femminizzato. Un uomo è femminizzato non perché è invertito, ma perché è innamorato. Mito e utopia. Come origine è appartenuta, così anche l'avvenire apparterrà ai soggetti in cui vi è del femminino. Talvolta mi succede di sopportare bene l'assenza. Io sono allora normale. Sono in linea con il modo in cui tutti sopportano la separazione da una persona cara. Mi conformo con cognizione all'addestramento attraverso cui sono stato abituato assai per tempo ad essere separato da mia madre. Ciò che tuttavia in principio non mancò di essere doloroso, per non dire sconvolgente, agisco da soggetto ben spezzato, aspettando a nutrirmi di altre cose che non siano solamente il seno materno. Questa assenza ben sopportata non è altro che l'oblio. A intermittenza io sono infedele, la cognizione per la mia sopravvivenza, poiché se io non dimenticassi, morirei. L'innamorato non dimentica qualche volta, muore per eccesso, fatica e tensione di memoria, come Werther. Da bambino non dimenticavo, giornate interminabili, abbandonate, in cui mia madre lavorava lontano. La sera andavo ad aspettarla alla fermata dell'autobus. Gli autobus passavano e ripassavano, e lei non era in nessuno di quelli. Mi risveglio molto in fretta da questo oblio, metto frettolosamente a posto una memoria, uno smarrimento. Una parola classica ha origine dal corpo che esprime l'emozione d'assenza. Sospirare. Sospirare per la presenza corporea. Diderot, poni le tue labbra su di me e che uscendo dalla mia bocca la mia anima entri in te. Le due metà dell'androgino sospirano una per l'altra, come se ogni respiro incompleto volesse confondersi con l'altro. Immagine dell'abbraccio, in quanto esso fonde le due immagini in una sola. Nell'assenza amorosa io sono tristemente un'immagine staccata, che si secca, ingiallisce, s'accartoccia. Come? Il desiderio non è forse sempre lo stesso, sia che l'oggetto sia presente o assente? L'oggetto non è forse sempre assente? Non si tratta dello stesso struggimento? Vi sono due parole. Potos. Per il desiderio dell'essere assente, e
chimeros, più ardente, per il desiderio dell'essere presente. All'assente io faccio continuamente il discorso della sua assenza, situazione che è tutto sommato strana. L'altro è assente come referente e presente come allocutore. Da tale singolare distorsione nasce una sorta di presente insostenibile. Mi trovo incastrato fra due tempi, il tempo della referenza e il tempo dell'allocuzione. Tu te ne sei andato, della qualcosa soffro. Tu sei qui, già che mi rivolgo a te. Io so allora che cos'è il presente, questo tempo difficile. Un pezzo di angoscia pura. L'assenza si protrae e bisogna che io la sopporti. Io devo perciò manipolarla, trasformare la distorsione del tempo in un movimento di va e vieni, produrre del ritmo, aprire la scena del linguaggio. Il linguaggio nasce dall'assenza. Il bambino si è fabbricato un rocchetto, lo lancio e lo riacchiappa, mi mando la partenza e il ritorno della madre. Un paradigma è stato creato. L'assenza diventa una pratica attiva, un affaccendamento che mi impedisce di fare altro. Ha luogo la creazione di una finzione con ruoli multipli, dubbi, rinfacciamenti, desideri, malinconie. Questa messa in scena di linguaggio allontana la morte dell'altro. Un brevissimo momento, si dice, separa il tempo in cui il bambino crede sua madre ancora assente da quello in cui la crede già morta. Manipolare l'assenza significa far durare questo momento, ritardare il più a lungo possibile l'istante in cui l'altro potrebbe, dall'assenza, piombare bruscamente nella morte. La frustrazione avrebbe per figura la presenza. Ogni giorno vedo l'altro e tuttavia non ne sono sazio. L'oggetto è qui, realmente, ma immaginariamente seguita a mancarmi. La castrazione avrebbe invece per figura l'intermittenza. Accetto di lasciare per un po' l'altro, senza piangere, rinuncio alla relazione, so dimenticare. L'assenza è la figura della privazione. Io desidero e ho bisogno simultaneamente. Il desiderio si spegne sul bisogno. Questo è il fatto ossessionante del sentimento amoroso. Il desiderio è qui, ardente, eterno, ma Dio è più in alto e le braccia levate non raggiungono mai la dorata pienezza. Il discorso dell'assenza è un testo con due ideogrammi. Vi sono le braccia levate del desiderio e vi sono le braccia tese del bisogno. Io oscillo, vacillo fra l'immagine fallica delle braccia levate e l'immagine bambinesca delle braccia tese. Prendo posto in un caffè, da solo. Gli amici vengono a salutarmi. Mi sento al centro dell'attenzione, richiesto, lusingato. Ma l'altro è assente. Lo convoco dentro di me affinché mi trattenga sul margine in questa compiacenza mondana che mi spia. Faccio appello alla sua verità. La verità di cui egli mi dà la sensazione per contrapporla all'isteria di seduzione in cui mi sento scivolare. Io rendo l'assenza dell'altro responsabile della mia mondanità e invoco la sua protezione, il suo ritorno. Voglio che l'altro compaia, che, come una madre che viene a prendere il suo bambino, mi allontani dalla briosità mondana, dall'infatuazione sociale, che mi dia nuovamente l'intimità religiosa, la gravità del mondo amoroso. X mi diceva che l'amore lo aveva protetto dalla mondanità. Conventicole, ambizioni, promozioni, intrighi, alleanze, secessioni, ruoli, poteri. L'amore aveva fatto di lui un rifiuto sociale, ciò di cui egli si compiaceva. Un koan buddistico dice: il maestro tiene a lungo sott'acqua la testa del discepolo. Poco a poco le bollicine d'aria si diradano. All'ultimo momento il maestro tira fuori il discepolo e lo rianima. Quando desidererai la verità come hai desiderato l'aria, allora saprai cos'è. L'assenza dell'altro mi tiene con la testa sott'acqua. Poco a poco io soffoco, la mia aria si fa più rarefatta ed è attraverso questa asfissia che io ricostituisco la mia verità e preparo l'intrattabile dell'amore.